Il dottor Venerino Poletti, direttore del Dipartimento per le malattie dell'apparato respiratorio dell'ASL Romagna, già presidente dell'Associazione Pneumologi Ospedalieri, è stato ospite oggi della diretta Facebook del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, per fare il punto sulla situazione attuale della sanità dopo 8 mesi di coronavirus. Attualmente i reparti di pneumologia sono stati quasi totalmente dedicati ai pazienti Covid e per le altre patologie si sono dovuti organizzare percorsi alternativi. Il professor Poletti ha quindi raccontato la sua esperienza sul campo, gli sforzi e gli insegnamenti di questi mesi. Si è parlato delle conseguenze di questa malattia e dei vari percorsi terapeutici sperimentati in questi mesi. Per quanto riguarda la pneumologia, noi abbiamo 32 letti a Forlì, di cui 16 di terapia semi-intensiva, 16 adesso sono a Ravenna di terapia semi-intensiva, e a Rimini non ci sono i letti di pneumologia, ma c'è soltanto un servizio di consulenza. Cosa ricoveriamo in questo periodo? Ricoveriamo malati Covid positivi. Il nostro reparto, come quello di Ravenna, è pieno di malati Covid positivi. Sono i malati più gravi prima dell'accesso alla rianimazione, anzi il nostro scopo è esattamente quello di cercare di non far arrivare i pazienti in rianimazione, anche perché la ventilazione meccanica ha dei vantaggi ma può avere degli svantaggi ovviamente, quindi il nostro compito è quello di cercare di trattare i pazienti con una ventilazione non invasiva, cioè aiutarli a respirare senza bisogno di un'intubazione con un tubo orotracheale. Poi facciamo consulenza per quanto riguarda i pronti soccorsi, la medicina d'urgenza, la medicina interna, proprio per vedere se questi pazienti hanno problematiche respiratorie, come capita purtroppo spesso, abbastanza importanti. Cosa ci hanno insegnato questi mesi di malattia? Beh, questa è una malattia veramente nuova. Noi abbiamo visto tante polmoniti infettive, anche virali, l'influenza, però questa è una malattia molto particolare, a parte il fatto che nella grande maggioranza dei casi non causa sintomi, o in una, non nella grande, ma nella maggioranza dei casi sicuramente non causa sintomi, specialmente nei giovani, però può causare dei sintomi e addirittura può causare dei sintomi molto gravi. È una malattia che esordisce quando appaiono sintomi, con sintomi abbastanza specifici. Solo la perdita del gusto e dell'olfatto è caratteristico di questa malattia, ma per esempio la febbre, il mal di testa, i dolori muscolari sono uguali alle altre. Quello che succede è che in chi progredisce, nelle persone molto anziane, purtroppo già questo basta per mettere in crisi, diciamo così, lo stato di salute o precario stato di salute, ma nelle persone più giovani dopo sette, quelli che purtroppo evolvono in forme più gravi, e dopo 7 giorni la malattia cambia completamente, come dire, marcia, nel senso che comincia a svilupparsi un'insufficienza respiratoria, cioè i pazienti non respirano e addirittura non si accorgono di respirare male. Ci sono alcuni che arrivano che hanno una saturazione, quindi l'ossigeno al dito, molto bassa, e se tu gli chiedi come respira, ma neanche tanto male, invece respirano molto male, quindi è una malattia molto particolare. È una malattia che noi temiamo, perché è una malattia che quando colpisce duro è molto, molto grave. Quindi, però, è una malattia nuova, non credo, e non è solo la mia impressione. Ho dei miei colleghi tedeschi, il professor Welte, che è un esperto mondiale di malattie virali, anche lui ha detto: Venerino, io una cosa del genere non l'avevo mai vista prima. Quindi, è una malattia seria. Ed è una malattia particolare. Tolto il fatto che l'età ha un ruolo importante, però altri fattori di rischio sono l'ipertensione arteriosa, quello è il fattore di rischio più comune, le malattie cardiache o cardiovascolari, il diabete mellito, quello che necessita di antidiabetici, addirittura di insulina, e l'obesità, il sovrappeso in modo significativo. È chiaro che comincia a esserci l'ipotesi che ci sia anche una componente, diciamo così, di predisposizione genetica, che però non è ancora del tutto chiarita. Ci sono probabilmente dei profili genetici non ancora del tutto chiari, che fanno assomigliare, perché questa malattia assomiglia molto alle malattie autoimmunitarie, cioè la malattia dove la nostra immunità è la causa principale del danno. Quindi
c'è questa componente che non è ancora stata ben completamente chiarita, ma si sta lavorando anche su questo, sì. Quali conseguenze avete notato nei pazienti che hanno avuto il coronavirus? Chi è stato in rianimazione ha dei danni non soltanto polmonari, ma muscolari, metabolici, cioè è difficile recuperare. Ci vuole del tempo per recuperare, soprattutto per chi è stato in rianimazione. Il danno polmonare alla lunga sembra, se non sei stato in rianimazione, non sia importante, ma non ne siamo ancora del tutto sicuri. Però sembra che il virus, se uno guarisce e non è passato dalla rianimazione, i danni polmonari siano abbastanza limitati e comunque non progressivi. Ecco, quello direi che è l'impressione che abbiamo. All'inizio temevamo anche di più, sembra che la cosa sia meno significativa. Se uno non, però il concetto è molto chiaro, se uno non passa dalla intubazione, cioè se uno non viene intubato, questo è un concetto molto importante. Sì, per chi viene intubato i danni polmonari possono essere anche importanti. Qual è la situazione per le altre patologie oggi? Il Covid ha portato anche a questa difficoltà, cioè il fatto di poter seguire i pazienti che non hanno Covid, perché noi adesso abbiamo tutto il reparto occupato dai Covid. Come cerchiamo di seguire questi malati? Beh, intanto abbiamo incentivato molto i contatti telefonici, quindi sapere come si sta anche solo per telefono senza visitare il malato. E poi incrementando molto l'attività del day hospital, cioè cercando di curare questi malati senza avere la necessità di ricoverarli in ospedale. Quando questo succede, dobbiamo, come dire, adottare nuove modalità organizzative, cioè ricoverarli in reparti non pneumologici, ma con la consulenza della pneumologia molto stretta. Però è chiaro che è stato un importante freno a seguire tutte le patologie. Ci sono dei lavori, sono usciti ormai anche in Italia, che per esempio le patologie cardiovascolari, ma credo anche quelle polmonari, abbiano subito danni, i pazienti affetti da queste malattie non Covid abbiano subito danni per aumento della sofferenza, quindi della morbidità e forse anche della mortalità per la presenza del Covid. Questo è un problema molto grosso. Noi in questo periodo abbiamo sempre, anche nella prima ondata, per esempio, le forme acute o i tumori avevano comunque la precedenza. Ma è chiaro che altre malattie, anche le malattie rare, hanno sofferto della presenza del Covid. Sì, non c'è dubbio. Quello che ci ha insegnato il Covid è che il servizio sanitario è forte perché è ridondante, non è forte perché è essenziale, è forte perché è ridondante. Questo credo che sia un grande insegnamento per il nostro futuro.